Capekazu hanno una nuova coinquilina molto particolare e simpatica. Ha tutta una serie di stranezze dovute alle sue origini dell'Azerbaigian. Cap non lo vuole ammettere, ma in realtà è innamorato. Non è vero! E ha deciso di fargli un regalo fuori dal comune. Iscrivetevi al canale. Main della società. Ti va di guardare un po' la TV? No, grazie. Buongiorno. Passo dopo. Arrivo. Ma mi spieghi che cosa sta succedendo? In realtà non lo so neanche io. Era lì sul divano mentre io guardavo la televisione, leggeva il libro, forse in lingua azerbaigiana. Perché un'azerbaigiana? Per quale motivo? Ma perché? Cosa c'è di male? Scusami, non può leggere un libro nella sua lingua? Sì, ma al contrario. Vabbè, magari lì leggono i libri in quel modo. Io ormai mi ci sono abituato e non mi faccio troppe domande. Sentiamo, tu cosa ne pensi della coinquilina? Che effettivamente tra 3 mesi possiamo andare finalmente alle Bahamas. Le Bahamas, perché sì. Lei continuerà a pagare l'affitto. Sì, e ti faccio un'altra domanda un pochettino piccante. Ma non è che ti piace la coinquilina? A me? No, ma che ti pare? Si vede lontano meglio che ti piace la coinquilina. Sì, allora il tuo binocolo è rotto. Dai, su, ammettilo, devi essere uomo. Ti piace un po' la coinquilina? Sì, in una scala da 0 a 100 diciamo 0,1. Sì, da una scala 0,05. Sì, almeno 70. 0,04. Ascoltami, vuoi conquistarla? 0,3 forse. Sì, dai, le devi fare un regalo. E che regalo, scusa? Ci sono 2 possibili scenari. Bene, ragazzi, siamo pronti alla cerimonia. No, non sono pronto. Ma certo che sei pronto. Puoi dare l'anello alla coinquilina. Sì, eccolo. Alla coinquilina. Ah, scusa, ho sbagliato. Eccolo. Bene, vi dichiaro marito e moglie. Ehi, ti svegli dai suoi sogni. Sì, ci sono. Lo scenario 2 potrebbe essere che le compri una mega villa da 1 milione d'euro. Bene, fermi qui, 1 milione. Possiamo firmare. 1 milione d'euro per questa coppia e potete andare a comprare una bella villa alle Bahamas. Wow, che figata! No, ma io la villa la volevo ad Azerbaigian. Ma come Azerbaigian? Dai, non firmare. Ha giudicato. Bahamas, scrivi Bahamas. Villa da 1 milione d'euro in Azerbaigian. No, non la volevo in Azerbaigian, ma che cavolo fai? Ti avevo detto le Bahamas. Vabbè, ma in Azerbaigian. No, sei proprio un pirla. Dai, ma ricordi le terre della coinquilina, quindi sarebbe ancora più. Ma che cosa me ne frega? Sì, ma si innamora di più di te così. Non credo proprio. Senti, tu rimani là. Va bene, ci penso io. Buongiorno. Ehi, ciao. No, senti, stavo parlando con Kazu riguardo a un ipotetico animale. Ti piacciono gli animali, per caso? Sì, a te? Beh, certo, io sono un appassionato di cani di ogni razza. Per esempio, mi piacciono molto i cani drago. Li conosci? No. Sono una nuova razza molto innovativa, ecco, creata nel 2021 in laboratorio. Ne vorresti vedere uno, per caso? Beh, sì, dai. Ok, molto interessante. Ok, ho trovato il regalo perfetto da farle. Che ha preso il cane. Oh mio Dio! Ciao Kazu, dov'è la coinquilina? Guarda un pochettino che cosa ho comprato. È bello, vero? Molto. Perché hai preso un cane? Si chiama Luna ed è una femmina. Ciao Luna. Luna. Come stai? Sentiamo, cosa dobbiamo fare con un cane in casa? Con un cane di solito ci giochi, per esempio. Vada pure. Non è che ti ha morso. No, non credo. Morde solo in pirla, quindi stai attento. Ah, quindi devi stare attento. No, stai attento a te, appunto. Ciao Luna, e sentiamo, cosa dovresti fare con questo cane? Lo scoprirai presto. Forse perché tu sono pirla e lei è allergica ai pirla. Guarda che quello è il radar dei pirla. Ehi, c'è una sorpresina per te. Che bello, ciao.
Che bella è una femmina, si chiama Luna. Ed è la prima razza di cane drago di Luna. Luna è un pochettino disperso. Ecco, non so per quale motivo, va in giro dove gli pare. Sì, c'è qualche piccolo problema. Luna, ciao. Ma non ho capito, quindi questo cane sarà qui con noi in casa? Ma certamente, perché non ti piace? Guarda come Luna. Ok, però io non la chiamerei Luna, la chiamerei Ai Ai Ai, che vuol dire Luna in azerbaigiano. No, ma qui siamo in Italia, quindi il suo nome sarà Luna. E Luna, Ai Ai Ai, no, non funziona nessuno dei due modi. Luna, ciao, ti presento la tua nuova padroncina. Non è possibile che per provarci con la coinquilina ha comprato un cane che dobbiamo tenere in casa e quindi io dovrò pulire ancora di più. Ragazzi! Ehi, ciao Kazu! Non vorrei disturbarvi, però è arrivata di là la polizia che sta dicendo che dobbiamo portare il cane via, quindi non può stare qui. Ma come, la polizia? Non è possibile, questo cane è così bellino. Forse è arrivata la polizia perché è un cane troppo bello. No, ti garantisco che c'è la polizia qui che vuole il cane. E a proposito, Cap, io e te dobbiamo parlare un attimo in privato. Dobbiamo fare la riunione dei proprietari di casa. No, Kazu, la riunione è rimandata a domani, mi dispiace. Non vedi, c'è una cosa importante. Lasciami un po' di tempo. No, la riunione è tra due minuti. O vieni o cambio casa. Ah, ma ti pare che mi devi disturbare ora? Non me ne frega proprio niente. Mentre arriva il... Non me ne frega niente. Avevamo detto una volta a settimana riunione dei proprietari, sì, di ma casa. Ma possiamo farla anche nella prossima settimana. Non che cavolo c'è di cui frega parlare? Niente. Non c'è niente di cui parlare. Niente di cui parlare. No, abbiamo soltanto un cane in casa. Che bello, abbiamo un cane in casa. Ma ti rendi conto un cane quanto può sporcare la casa? Sicuro, mai quanto te. Non me ne frega niente. Il cane non deve stare qui in casa. Anche sì, perché certo. Allora prova a portarlo fuori. Sono allergico ai peli del cane. Ah sì, allora senti questo odorino. Senti, senti che abbaia. Lo senti che sta abbaiando? Senti che bella cucina. Sì, ma mi dà fastidio, mi dà fastidio. È così carino, dai, devi ammettere che è così carino. Ma dopo di notte non posso dormire, poi me la ritrovo. Ma cosa me ne frega, ma cosa me ne frega? Ti fa compagnia almeno, che dormi sempre con quello schifo di pupazzo. Sì, dai, aspetta un attimo, adesso e sì, arrivo subito. Quindi che cosa ne pensi di Luna? Tutto bene, tutto bene. Prendi il sasso. Ma come il sasso? Ma perché a questo cane gli piace i sassi? Kazu, mi sa che il cane è azerbaigiano. Sì, ho analizzato il cane. A quanto pare è azerbaigiano. Ah, quindi quel cane è... Arrivo subito. Non ci credo. Effettivamente, ora che ci penso, un cane in casa lo possiamo tenere. Beh, può sempre farci compagnia. Tu che ne pensi? No, non se ne parla. Dov'era la polizia? Richiamo subito immediatamente qui la polizia. Guarda che stavo scherzando. Può mai venire la polizia a ritirare il cane? Allora chiama il proprietario, non lo so, chiama qualcuno. Basta che portiamo via quel cane, da cui non voglio un altro azerbaigiano. Azerbai che? Azerbaigiano. Ah, anche il cane è azerbaigiano, interessante. Sì, sei molto interessante, se ti portiamolo via. Cap, riunione, dobbiamo studiare un piano. Ma non hai detto che la riunione era una volta a settimana? Sì, ma questa qui è la riunione straordinaria. Ah, extra. Certo, riunione straordinaria. Solo perché ci sono io la chiami straordinaria, fantastico. Però sì, in realtà leggermente mi ero affezionato a quel cane. Sì, io no, dopo che ho scoperto che era azerbaigiano, che cacchio che è soprattutto. Però ora che ci penso, potremmo far pagare l'affitto anche al cane. Ma che cavolo stai dicendo? Come cavolo pensi che ritrovi i soldi il cane? Vabbè, va a fare qualche lavoretto, sì, no? Sì, ascolta, dobbiamo liberarcene immediatamente. Io ho un piano. Sì, sentiamo. In realtà volevo fartelo vedere, però vabbè, ascolta. Quando la coinquilina è girata e non lo guarda, glielo prendiamo da dietro e diciamo che, non lo so, è più... Sì, è dopo 5 minuti che tu ti sei preso il cane, lei cosa dirà? Dirà per esempio una parola in azerbaigiano, immagino. Proviamoci. Ok, proviamo piano. Si sta cazzo. Vado a prendere il cane. Veloce, guardalo, zitto, fai sentire tracce. Ma sei sicuro che questa è una buona idea? Andiamo via. Kazu, ci vediamo tra poco. Ciao.